Il Decameron di Giovanni Boccaccio. Firenze è una delle città più antiche della penisola italiana e il capoluogo della regione toscana. Il rinnovamento culturale e scientifico iniziò negli ultimi decenni del 300 a Firenze. Nel Rinascimento, Firenze conobbe il suo massimo splendore nel senso culturale, economico ed amministrativo. A Firenze nacquero e vissero molti tra i più grandi artisti del Rinascimento e di tutta la storia dell'umanità. Niccolò Machiavelli, Galileo Galilei, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, eccetera. La dinastia dei Medici fu la casa regnante di Firenze nel Medioevo e nel Rinascimento, e la loro importanza e il contributo allo sviluppo di questa città erano decisivi, cruciali e particolarmente importanti. I Medici erano i mecenati degli artisti di Firenze e lasciarono un segno importante sul campo politico ed economico. La peste è il nome di una delle pandemie più devastanti della storia umana. A partire dal sud-ovest asiatico, si diffuse in Europa alla fine del 1340, dove molto più tardi, nel 700, venne chiamata morte nera, Mors Atra. Si pensa che la peste, in diversi decenni, abbia ucciso circa il 60% della popolazione europea. Il contagio causava intolleranza, distruzione, indicava il nulla del materiale, equilibrando tutte le classi sociali. Con così tanti pazienti, malati e morenti, i medici hanno dovuto usare un tipo di tuta che li avrebbe protetti dalle infezioni mentre si prendevano cura di loro. Entro il 1600 erano riusciti in quella impresa costruendo un costume perfetto ma piuttosto spaventoso, noto come abito della peste. Giovanni Boccaccio è stato uno scrittore italiano. È considerato uno degli scrittori più importanti dell'umanesimo. Partecipava attivamente alla vita politica e culturale del suo tempo. Nacque il 16 giugno 1313 a Certaldo, dove morì il 21 dicembre 1375. Era il figlio illegittimo di un ricco mercante di nome Boccaccino di Chelino. Fu riconosciuto da suo padre nel 1320. Nel 1348 l'Italia fu colpita dalla peste nera. A quel tempo Boccaccio era a Firenze. Quando suo padre morì di peste, lui prese in carico la gestione della casa dei suoi genitori. Negli anni seguenti guadagnò una crescente reputazione sociale come politico e scrittore. Dante Alighieri ha creato il mito del suo grande amore Beatrice, così come Francesco Petrarca su Laura, e Boccaccio nelle sue opere ha riportato in vita il suo amore per Fiammetta. Il personaggio di Fiammetta, il suo amore sperimentato fin dalla giovinezza, è diventato la parte integrante di molte delle sue opere e in tutta la letteratura italiana è uno dei personaggi più interessanti. Il suo personaggio era ugualmente rappresentato nella poesia e nella prosa. La sua prima opera, in cui appare Fiammetta, fu il romanzo di avventura amore Filoccolo del 1336.
Petrarca ebbe una grande influenza sulla vita e sulla carriera letteraria di Boccaccio. Si incontrarono per la prima volta a Firenze nel 1350 e da allora coltivarono un'amicizia permanente. Un monaco predisse a Boccaccio la sua morte e gli consigliò di abbandonare tutti gli affari mondani per dedicarsi esclusivamente alla religione. Dopo questo, visibilmente scosso, volle distruggere tutte le sue opere. La voce della ragione in questi momenti fu Petrarca che gli impedì della sua intenzione. Il nome Decameron deriva dalla parola greca deca, che significa 10. La vista sul mondo, sull'esistenza e sul destino umano basata sugli eventi della peste influenzò la struttura dell'opera grandiosa di Boccaccio. La peste anche influenzò il cambiamento nella percezione della vita, la transitorietà e la durata dell'esistenza umana e indicò la necessità di conoscere i valori e le bellezze della vita in modo tempestivo e di goderne. Il Decameron inizia con una descrizione della peste fiorentina nel 1384. L'opera parla di un gruppo di 7 ragazze e 3 ragazzi, l'Allegra Brigata, che per la peste si incontrano nella chiesa di Santa Maria Novella, decidendo di fuggire da Firenze in campagna per trascorrere 10 giorni in serenità suonando, danzando e raccontandosi novelle. Lì trascorrono 2 settimane e ogni giorno ognuno di loro racconta la sua storia. A decidere il tema a cui ogni novella dovrà rispondere sarà il re o la regina della giornata. Ogni giorno verrà eletto un giovane del gruppo che arbitrerà i racconti. Solo Dioneo, che racconta sempre l'ultimo, è autorizzato di raccontare la storia a scelta sua. Il venerdì e il sabato le storie non vengono raccontate per motivi religiosi, così durante le 2 settimane trascorse nella natura tranquilla nacquero 100 novelle raccolte in un libro Decameron. La struttura del Decameron. Il primo giorno il tema è libero. Il secondo giorno si parla degli sfortunati, le cui vicende hanno un lieto fine. Il terzo giorno di chi acquista o recupera con l'ingegno qualcosa che desidera. Il quarto giorno si parla degli amori dalla fine tragica. Il quinto giorno degli amori ostacolati con lieto fine. Il sesto giorno di chi fugge dal pericolo con l'astuzia. Nel settimo giorno si parla delle beffe delle mogli e i mariti. Nell'ottavo giorno delle beffe che uomini e donne si fanno reciprocamente. Il nono giorno il tema è libero. Il decimo giorno si parla delle storie d'amore vissute con cortesia e bontà di cuore. Le fonti del Decameron. Al Decameron Boccaccio si occupò dei temi famosi, romanzi medievali, leggende antiche, orientali, cronache medievali, storie, romanzi dei precedenti romanzieri, aneddoti attuali. La morale nel Decameron. Al centro del Decameron, così come all'intero mondo morale di Boccaccio, c'è un uomo libero dal senso del peccato. Il protagonista di una vita che è pienamente realizzata in questo mondo e che si basa su valori mondani. L'importanza storica.
Il più grande significato del Decameron è che Boccaccio con questa opera ha rotto le catene di pregiudizi e comprensioni medievali fino ad ora e ha rivelato direttamente la vera immagine della vita artistica. In quest'opera ha creato un tipo classico di novella italiana che è stato successivamente elaborato dai suoi numerosi seguaci.